eterogeneo vuol dire di diversa natura o qualità, costituito da elementi diversi e non armonizzati. Un gruppo di cura in comunità terapeutica è proprio così, un intreccio di cammini ed età che per strade diverse giungono tutte nello stesso luogo. Giungiamo tutti a chiedere aiuto, a chiedere sostegno, a chiedere di essere capiti, spesso non perché sia quello che vogliamo con convinzione, ma perché per noi non c'è altro luogo in cui poter stare. Qualcuno ci ha cacciato, qualcuno ci ha abbandonato, qualcuno ci ha denunciati, qualcun altro ha smesso di credere in noi. Siamo arrabbiati, delusi, stanchi, sfiduciati, soli, non ce lo meritiamo. Entrando in un gruppo di cura, scopriamo qualcosa che non ci aspettavamo. L'altro esiste malgrado noi, prova delle emozioni, ha dei bisogni, ha delle ragioni. Troppo spesso abbiamo ignorato tutto questo, ponendo noi stessi al centro di tutto, mettendo noi stessi davanti a tutto. Tutto e subito. Poi ti siedi in mezzo agli altri e ognuno inizia a raccontare la sua storia e per la prima volta il racconto del compagno si fa parola di chi ha lasciato fuori, deluso, fatto soffrire, abbandonato. Ascolti da voce sincera cosa hanno cercato di dirti i tuoi amici, i tuoi genitori, il partner, i figli. Oggi che è lucido ed educato all'ascolto, sentendo le esperienze di una compagna di gruppo maltrattata, qualcuno di noi riesce a realizzare cosa ha potuto provare la moglie che lo ha denunciato, quanto terribile sarà stato vivere nella paura notte e giorno. Dal racconto di un figlio abbandonato, chi di noi è stato un padre assente viene messo di fronte alle responsabilità da cui è fuggito. Impara che la fuga lascia nel dolore e nell'insicurezza chi resta, nella convinzione di essere sbagliato. Oggi capisco che ad aver sbagliato sono io. Provo vergogna, mi sento in colpa. Ho accusato tutti per nascondere me stesso. Ho sbagliato, ma mi sento vivo, perché finalmente, superata la rabbia, capisco le ragioni di chi mi ha denunciato, di chi mi ha cacciato. Per la prima volta non sono il centro di tutto. Consolando una compagna maltrattata, imparo a rispettare mia moglie. Con la terapia del confronto, con la vita condivisa, con l'ascolto dell'altro, con il lavoro insieme, inizio a scoprire che se disposti dal centro, lo spazio dell'altro diventa specchio e crescita preziosa. Guardare al mondo con gli occhi dell'altro mi sta insegnando a vedere meglio me stesso.